Ok amici, possiamo andare avanti con Guacamelee. Speriamo che tutto vada come deve andare. Allora, aspetta, se mi sentite con la... Cazzo, stavo andando di qua. Mi sentite con la voce bassa e compagnia, perché sono qua raffreddato a merda. Ok. Ah! Degli scheletri hanno appena attraversato la città di corsa con una ragazza al seguito. Ah, c'è Callissio. L'hanno portata nella parte alta della città e sono corsi verso il tempio a ovest. In questo giorno dei morti, morti sono risuscitati per davvero. Ora nascondimi nella foresta, lì è il sicuro, no? Fidati. Ehi, benvenuto a Santa Lucita. Sembri un tipo tosto, Luciadore. Gli abitanti avrebbero proprio bisogno del tuo aiuto. Non fare il timido, tu sei un eroe. Fai quello di mestiere, giusto? L'obiettivo è seguire Caraca e i suoi scagnozzi dirigendoti verso il tempo della pioggia. Cioè, aspetta, la mappa com'è? La mappa quindi è così. Ok, sto cercando di capire la struttura della mappa di questo gioco. Perché? È molto molto strana. Ok. Sembra anche gigantesca. C'è qualcosa qui? No. Ok, solo una stanza. Poi me la conta comunque. Per quello che l'apro ogni 3x2. Perché voglio capire come cazzo funziona. Tu? Anch'io un tempo ero luciatore. Mi ricordi com'era la tua età. No. Merda, non ci avevo. Ok. È stato terribile, una banda di scheletri ha fatto irruzione in città portando con sé una disgraziata fanciulla. No, i capelli, non so come metterli. E una diretti verso il Tempio della Pioggia, su per la collina, a ovest della città. Il nostro compagno della banda è scomparso. Signore, deve aiutarci a trovarlo, per favore. Niente paragonabile al sapore di una delle mie speciali tortiglia fresche, ma in un momento come questo. Il pollo da drone terrorizza Santa Lucia da anni. Tutti gli abitanti della città si sono visti sparire piccoli oggetti dalle proprie abitazioni. Cosa succede qui? Ah, scontri illegali, ok. Ecco, pollo in un'altra maniera. Devo in qualche modo giungere lì da basso. Un grosso pallo da combattimento viene da una casa qui vicino. Dice di essere stato addestrato da una capra. Ci sta. Skeletos? Altrimenti ho bisogno di bere qualcosa. Ok. Credo che Kalaka abbia portato la fila del presidente al Tempio della Pioggia, subito sopra la collina a ovest di qui. Ok. No, fanculo. Ho sentito dire che anni fa Carlo Scalacca era una persona in carne e ossa, beh, come tutti i morti. Cos'hai da portare? Devi poterti prendere il gioco di Hellbagno? Smetterai di ridere una volta che ho sferrato la mia mossa speciale, lo sciacquo gabinetto. Sì. Io sono il grande Pinco Pollo, benvenuti nel mio dojo. Se hai intenzione di sfidare Caracca e le forze del male, ne hai da imparare. Iniziamo con la combo base di 3 colpi. Poncio. 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 Poncio, saluto il luciatore. Buona giornata. Che? Sì.
Beh, hai pagato la fine della dimostrazione, d'accordo, fatti sotto. Ok. Non male, non male. La tua combo di base a tre colpi può essere eseguita anche in volo. Liberati in aria, Poncio. Assicurazione rischio professionale. Questa imbattata combatte come una femminuccia. Affida al lavoro. No. Ok. Ho sbagliato il timing. Premendo che Y potete eseguire il sollevamento luciador. Questa mossa ti permette di continuare la combo in aria. Ok. Prendo posso eseguire montante cedone. Ah vabbè sì. Adesso unisci il sollevamento luciador e montante in un'unica devastante combo. Ok. Questo fa malino. Ottimo, è stato facile. Pennuti che svolazzano per la stanza. Come osi prendete il gioco della mia incapacità di volare? Dopo tutto quello che ho fatto per te, sparisci dalla mia vista. Non preoccuparti per lui, sempre le solite scene plateali. A quanto pare sei pronto per affrontare le sfide che ti attendono. La banda di Calac era diretta verso il tempio. Qualcuno li ha sentiti parlare di una cerimonia oscura. Sarà meglio che ti dai una mossa se intenzione di fermarli. Oh, e vienimi a trovare se ti serve ancora qualche addestramento. Non vuoi mica fare la figura del pollo, eh? Sì. C'è altro qui? No. Saluti, Luciador, sono la Sea Class del Mago. Quando salgo sul ring non si vede una camicia. Che fortunato che sei, una giornata come questa, a incontrare me, il grande signore amore. Si può dire che amo che dovremmo pensare in poltiglio. Sono Hernando, il proprietario del bar del posto, Hernandos. Al momento il bar è chiuso per lavori di ristrutturazione della cantina, ma riaprirà più presto e per l'occasione ci sarà una promozione speciale. I luciadori saranno il 50% di sconto. Ho deciso di diventare un cercatore del tesoro dilettante. Ti farò sapere se trovo qualcosa. Ok. Di qua che devo andare? Non esattamente. Deserto caliente, no, non devo andare qui. Esatto. Magari lì ci devo andare però più tardi, ecco. Devo andare verso qua. Abilità o qualcosa? No. Ah, qui è il mio orbo. Sono disperato. Come? Ah, è un lui, ok. La mia cucina è vuota. Non ho tutti gli ingredienti necessari per preparare la mia specialità, la grana inchiata. Per favore, signore, se trovi del formaggio, portamelo. Se trovi i fagioli, portameli. Come fare a trovare il peperoncino perfetto? Le tortiglie sono l'ultimo ingrediente che mi serve, lo giuro, se mette la segnala non ha un cazzo. Di qua. E occhio qui che devo andare. Proprio così qua l'astello, non solo un oggetto inanimato. Un po' più vicino. Quel grano turco per terra sembra appetitoso. Oh yeah, l'hai fatto scappare dallo spavento. Cosa stai guardando? Scusa, non sono sempre stato un omelco, un olmeco, non so cosa sia, così cattivo. Una volta avevo i miei fratelli olmechi con me, ma sono stati sparpagliati in giro per il mondo. Se riesci a trovarli, possono riteletrasportarti da me. Ah, non segna sulla mappa poi. Ok. Madonna. Tempio della pioggia, sì, dove dobbiamo andare? Ci sono queste cose. No, ho sempre 800 alcuni. Niente. Alto, fermati un attimo. Stai per entrare nel tempio, io ci sono appena stato e fidati, ti conviene stare alla larga. Sono comparso delle creature dal nulla e giuro, ho anche intravisto il mondo dei morti. Ne sono uscito vivo per un pelo. Poi,
Ovviamente stavo uscendo, il tempio si è chiuso da solo alle mie spalle, quindi non ho idea di come faresti a entrarci in ogni caso. Che cazzo è? Così? Ah, siamo nel mondo dei morti, ah, ok, no? Ok. No, non lo posso schivare quello. Cioè, schivare, non lo posso... Chiaro. Santi nomi, che abbiamo qui? E questo è il possente luciatore di cui parlava Javier. Quanto pare ha omesso le parti migliori. Luciatore, rilassati. Sta cercando Calaca, giusto? Se n'è andato con faccia di fuoco e quella ragazza a prepararsi per la cerimonia. Forse invece di inseguirli potresti divertirti insieme a me. Nessun effetto. Beh, se mai ci incontreremo forse sarei degno della mia attenzione. Ma in questo momento Alvihe, il male domestico di Calaca, mi sta chiamando. Si sente solo e gli serve una bella passatina. I doppi sensi. Alujas. Grazie, si sa la sua pronuncia. Abbiamo un ospite, fallo accomodare. Va bene. Questi son si saltano di continuo. E che casino. Andato. Cosa abbiamo qui? Ok. Ok. Ma me lo segno come... Ok, no. Allora. Madonna mia. No. Ok. Ah, ecco. Ok. Così? No? Ok, aspetta che qui c'è altro. No. Prego. Ah, vaffanculo, poi abbiamo collezionabile. Cioè, non è... Forse è stato un cuoricino ancora, ma... Non lo fare. Qui c'è altro? Non è che tipo la blasfemo, scusami, no. Ci siamo per un cuore? Sì. Quanto me lo aumenti la vita? Ok. Qui cosa abbiamo? Lì su devo andare addirittura. Ok. No. Ok. Questo sia tipo il checkpoint.
cosa... Ma io... Ok, ah, questi devo schivare, vero? Ok. Allora, con le gambe non posso fare nient'altro che schivare, quindi... Ah, ma che... Ah! Ma cazzo! Fate che... Sono degli armadilli. Non ne ho idea. Grande sfida. Però, questa cosa è bellissima. È veramente figo. Qui cosa abbiamo? E quella resistenza? Boh. Aspetta. Ok. Arrivederci. Vabbè. Aia. Ma poi ho percepito del dolore, anche una presa per il culo. C'è solo un cuoricino giusto, va bene così. Ok, sì. Ok. No, merda. Qua. Madonna, è fighissimo. Davvero. Tu sei un mezzo boss. Sì. Andata. No. Non credo che tu fossi un boss serio. Eccoci. Ah, la capra. Yeah. Amico, sul serio, smetti di rompermi tutto. Dico davvero. Ok, ora è il momento di imparare la testata di Olmec. Facile ed efficace. Primamente sui piedi per mandare quegli scheletri nello spazio. Ok. Ora continua, prima che tu vi tu amate. Ok. Siamo già a 1000. Allora. Cosa facciamo? Cosa compiamo? Compiamolo. Ok. No. Bellissimo. No. 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 Ah, ma bastava fare... Ah, beh. Ha dato una craniata allo spigolo, trauma canico garantito. Però.
Oh, cazzo, devo fare una cosa difficilissima. Invece no, è stato piuttosto semplice. Quindi dove siamo? Boh. Allora. No. Ok. No, merda. Cazzo, prima ce l'avevo fatta fin da subito. Senza... No, allora. Guardate che ho visto il 50% del tempio già, ok. No? Qui ci siamo stati. E qui. Allora. La mappa mi segnava anche... Ecco qui. Esatto. Qui noi non ci siamo stati. No, qui non c'ho cazzo. Però qui sì. Esatto. Buongiorno. Non hai visto niente. Madonna, se mi piace, non ci posso fare niente. Medaglia ineccepibile, ah, ok. Ma poi mi servono a qualcosa tutte queste monete oppure no? Perché? Ok. Perché non vorrei. Non vorrei fare. Ah, ok, non sembrano solo cazzo. Ok. Ciccio. No. Ok. No. No. Ah, dovevo utilizzarlo. Pensavo di doverlo combattere. Ok. Dai, vediamo come si incazza, eh. Per tutti i guacamole. Ehi, amico, perché dobbiamo fare il piedistallo della mia statua di Ciuzzo? Il piedistallo era mio, amico. La prossima volta che vuoi acquisire un nuovo potere, basta chiedere. Ok, è giunto il momento di segnarti una nuova mossa appena ottenuta da questa statua. Ho chiamato questa mossa salto di capper. Una di più semplici, premi B contro una parete per eseguire un salto di capper. I miei amici mi hanno suggerito di chiamare questa simpatica mossa un salto su parete, ma non mi sembrano sufficientemente capirino. Madonna, cioè, alcuni giochi di parole sono disgustosi. Ah, ok. Dimmi che la combattiamo. Ma non ho tipo pochissima vita io. Senti qui, se ti prendo un attacco di pigrizia mentre sei su una parete, premici conto per tenerti forte. Va bene. Ok. Oh, è come in Blasphemous. Le parti platformiche sono le più complicate. No. Aspetta, però. Non mi è chiaro. Allora. No. No. Bella mossa questa.
l'altro non so come cazzo si... Luchadores, non mi viene il nome. Allora, no. Vaffanculo, però. Perché? No, ma è una stronzata, mi sto incasinando per niente. Fanculo. Ok, perché sono di nuovo qui? Cioè, non l'ho vista tutta sta parte. No? Esatto. Quante monete ho? Pochina, ok. Mi piace. Mi piace di mettere il bagno. Ah, di qua, ok. Ah no, affanculo, di qua ci sono appena stato. Esatto. Così, proprio di cattiveria. Sistema è figo, cioè è veramente figo, mi piace, è fatto bene, ha fatto molto successo sto gioco, lo merita indubbiamente, poi magari va avanti e mi fa schifo, però capito che io non so fare platforming, le premesse sono veramente ottima. Sì. Esatto. Cielo, eh? Ce l'ho fatto. Ora tutto questo per un collezionabile. No, c'è un checkpoint, quindi non credo sia per un collezionabile. Perché così tanti cambi di... Ok. Va bene, mi ha fregato una volta con questo. Con questo parkour non mi freghi di nuovo, ecco. Ok. Mio. Molto carino. Grazie. Ok. La mappa di Vigiorno là. Che non... che non capisco. Che non la capisco. Sa che nei Metroidvania sono abituato ad altre mappe. Cioè ad altre... Boh. Ma veramente mi incasina così. Spigolosa, cioè. Poi visivamente che mi do salto qui c'è pure roba che non avevo visto. Vabbè, dubito di riuscire a vedere tutto, eh. Per quanto mi interessa vedere più la roba possibile, cioè. Luciatore, cioè.
Hai per caso visto una lepre da queste parti? È un bestione multicolore. Sembra un incrocio tra un pesce e un serpente gatto. Grosso come una cassa. Ah, lo stai nascondendo, Luciano? Certo, nella cinta. Dove cazzo me la metto quella bestia del genere? Ogni secondo che passa a cercarlo, un secondo in più che Calacca passa da solo con quella gallinella sacrificata. Non posso urlare. C'è del lavoro, amici. Scusa per la scenata, Luciano. Adesso devo andare a trovare quello subito di alepre. Forse siamo più in sintonia la prossima volta che ci vediamo. L'ho detto anch'io, fidati. Davvero, però l'unico difetto di questo gioco, l'unico che effettivamente ho riscontrato, oltre ai giochini di fare delle cazzo, ma... Lo so che sembra assurdo se lo dico io, ma... Ragazzi, è una stanzata. Cioè... Devo assolutamente abbassare il tono, il rumore del telefono. Dai, della sveglia. Veramente è... Guarda che... Fanculo. Fatte le fasi platformiche dove sono io da uno. Il resto del gioco, cioè, a livello di combattimenti e tutto... Guarda che, quante mosse ci sono? Ah. È facile. Parecchio. Però, divertentissimo. Prossima parte.